La Fondazione Pericle Fazzini svolge attività di conservazione, trasmissione e valorizzazione del patrimonio artistico, intellettuale e umano dello scultore del vento, attraverso l'organizzazione di mostre, manifestazioni scientifiche e progetti culturali. Istituita nel 2006 nel solco dell'Associazione Fazzini, la fondazione nasce dalla volontà e dall'impegno degli eredi Fazzini e preserva la più vasta e prestigiosa serie di opere del maestro, tra statue in legno, bronzo, gesso, incisioni e studi grafici di vario genere. Tra queste, numerose testimonianze della genesi della magistrale resurrezione della Sala Nervi in Vaticano. Capolavoro di Fazzini, vero e proprio testamento artistico e spirituale dello scultore. Sin dai primi anni di attività, la Fondazione si dota di un archivio, nel quale è riunito il fondo documentario Fazzini, che conserva scritti, lettere, appunti e stampa d'epoca, cataloghi di vendita e varie pubblicazioni. Oltre allo studio marchigiano di Grottammare, la sede centrale attuale, aperta nel 2022 nello storico Palazzo Canova di Via delle Colonnette a Roma, conserva il nucleo documentario principale dell'archivio Fazzini. Quest'ultimo raccoglie numerose testimonianze sulla vita e l'opera dello scultore, offrendo allo stesso tempo un prezioso spaccato di storia dell'arte italiana e internazionale del XX secolo. La doppia sede della fondazione, nell'antico studio di Grottammare e nella capitale romana, simboleggia il forte legame del maestro con questi territori. Il paesaggio marchigiano rappresenta il motore dell'arte di Fazzini, il quale, trasferitosi in giovinezza a Roma, si inserisce rapidamente nei circuiti intellettuali e artistici della città, costeggiando il vivace ed eterogeneo circuito della scuola romana, alla quale, tuttavia, egli non si legherà mai esclusivamente. Comprendendo l'importanza delle sfide che il nuovo millennio impone all'archivio d'artista, la Fondazione Fazzini ha avviato una campagna di digitalizzazione delle sue collezioni e dei suoi fondi documentari, nell'ottica di una più ampia fruizione che combini le attività di ricerca scientifica a quelle di divulgazione dell'opera del maestro e dell'arte del Novecento. L'intento è inoltre quello di sfruttare le potenzialità delle nuove tecnologie per la preservazione e la trasmissione dei suoi fondi documentari. Oltre alla presenza sui social media, l'archivio Fazzini aderisce a mostre, conferenze e iniziative online. Inoltre, al fine di promuovere la collaborazione con realtà culturali e istituzioni universitarie e allo stesso tempo formare nuovi curatori e ricercatori, l'archivio accoglie stagisti e sostiene lo scambio con altri archivi d'artista del XX secolo, aderendo alla rete AITART, Associazione Italiana Archivi d'Artista, che si propone di condividere buone pratiche e metodologie scientifiche comuni. L'esigenza dell'Archivio Fazzini è infatti quella di valorizzare principi scientifici ed etici virtuosi, promuovendo attività di ricerca intorno alla figura di Pericle Fazzini e alla sua densa attività artistica nazionale ed internazionale.